NT4 Blog questa sera vi presenta una scrittrice, ciao, di favole soprattutto, ma l'onore è tutto mio perché hai collaborato. Sì, è vero. Diciamo che la scrittrice ha avuto l'onore di collaborare con Iacolotti, partendo da questo libro, e parleremo della storia di questo libro, come hai conosciuto Iacolotti. Allora, prego, aspetta, allora ci organizziamo. Allora, iniziamo a parlare di come hai conosciuto lo Iacolotti. Allora, gli Iacolotti l'ho incontrato, diciamo, telefonicamente quando, dopo aver pubblicato questo libro e avendo visto un bellissimo riscontro di pubblico, ho deciso di dare vita ai personaggi. I personaggi, e quindi io sono Iacolotti, avrebbe potuto dare, diciamo, un volto ai personaggi creati nella mia fantasia, perché poi Iacolotti era... Diciamo che tu eri un'appassionata fin da piccolina e avevi il sogno di conoscere. Sì, quindi l'hai conosciuto tramite il numero di telefono. Sì, sulla rubrica del telefono di Roma, quindi pensa a chiunque. Sì, 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 è un grande artista, maestro. È una persona, cioè, bellissima sotto tutti i punti di vista, e soprattutto una persona molto umile, come dicevi te, e che mi ha dato ascolto, ha aperto il suo cuore, mi ha ascoltato, e dopo ovviamente avermi detto che era molto impegnato, quindi non avrebbe potuto, diciamo, dedicare il suo tempo per illustrare il mio libro, però io alla fine dissi al maestro, ma prima di dare una risposta definitiva, quando che lei venga il libro, e lui accettò. E dopodiché l'accordo era che dopo 3 settimane ci saremmo risentiti telefonicamente per avere una sua risposta senza forzatura, senza nulla. E dopo 21 giorni io contavo minuti, secondi e tutto, tutte le giornate che c'erano. E quindi successo che praticamente il maestro Bollattai mi disse che avrebbe illustrato il mio libro perché era piaciuto non solo a lui ma anche al suo moglie Maria Federice, con cui lui viveva una bellissima storia d'amore, ma anche una bellissima simbiosi. Allora, ti ringraziamo per la preparazione in breve che hai fatto su questo tuo primo libro. Diciamo che il libro è stato tradotto anche in tedesco, però non ci sono illustrazioni come negli altri libri. Sì. Ma noi teniamo presente soprattutto il secondo. Sì. Allora, questo è il secondo libro, 13 rappresenta con la prefazione della scuola Ordo Bernacchia di Termoli, una bellissima collaborazione di professoresse molto preparate. Ma noi abbiamo uno speciale in questo libro, sai? Allora, noi sappiamo che ci sono 13 fonti. Sì, giusto. Ma ce n'è una inedita. Sì. Vuoi parlare di questa 14ª inedita? Sì, allora, la favola, la 14ª favola, diciamo, io avevo scritto 13 favole. La 14ª favola è stata ispirata proprio dalla copertina che Iacolotti ha fatto per il mio libro. E quindi sì, mi ha dato modo di creare una favola su misura per la copertina. Quindi questa è un grandissimo succo perché è una favola inedita. Sì, sì. Il libro è nato con 13 favole, però in questa c'è la 14ª favola. Sì. Prima in origine è una pubblicazione risalente al 96-97. Sì, sì. E prima in origine le illustrazioni erano in bianco e nero. Sì. Che io forse preferisco più, forse essendo pure io. No, il primo libro, allora praticamente Iacolotti ovviamente mi fece le illustrazioni, però quando, diciamo, questo è veramente uno degli ultimi lavori a me
che gli alcolisti ha fatto, perché infatti in alcune tavole si può vedere che manca anche la firma, la firma di qualcuno. E poi questa cosa ha suscitato molti dubbi, perché molti dicevano ma gli alcolisti in teoria non lasciava lavorare i suoi allievi. Invece poi è intervenuta Silvia, perché questa cosa poi mi dava veramente fastidio, visto che io avevo vissuto in prima persona la realizzazione di queste tavole, e poi è intervenuta Silvia, c'è anche un messaggio su YouTube dove dice che suo papà era molto entusiasta e che le tavole sono state fatte proprio dagli alcolisti. I colori, i dubbi sono nati sui colori. I dubbi sono sui colori. Perché li ho origine io. Sì. No, questo lo so. No, intendevo un'altra cosa. Allora, intendevo che prima era in bianco e nero. Le tavole originali sono tutte in bianco e nero. Però intendevo che poi tu, con la tua fantasia, l'hai colorata. Sì, l'ho colorata. E ogni colore che cosa rappresenta? Rappresenta il sole, la gioia, la felicità, rappresenta la comunicazione, voler entrare nei cuori delle persone. Adesso ci soffermiamo in particolar modo a quello che tu ritieni uno dei più che sia una favola di vabbè, le favole diciamo sono tutte belle perché ogni favola che ho scritto c'ha sempre un perché, e l'ispirazione viene sempre dalla natura, da qualcosa che io, da argomenti che mi stavano molto a cuore, che volevo in un certo senso dare risposte a me stessa e dare risposte agli altri. Allora, e quindi possiamo dire una cosa? Lo stagno intanto parla della felicità. No, volevo no, della felicità, perdonare. No, della bellezza. Della bellezza.